L'agriturismo di Campagna Amica e la sua multifunzionalità. Questo è il tema che oggi affrontiamo a Bengodi, perché Bengodi, lo sapete, cerca di far vivere un momento davanti al televisore che sia anche un po' esperienziale per voi che ci seguite da casa. Abbiamo tre agriturismi, anzi una è un'azienda agricola che molto presto diventerà anche lei appunto agriturismo, e siamo arrivati nella parte finale del nostro programma, quindi in questo blocco vorremmo trarre un po' le conclusioni. Quindi vado subito dall'assessore Comanducci, che lo ripresento con tutti i crismi, l'assessore a turismo e alle attività produttive del comune di Arezzo, Marcello Comanducci. Allora, detto questo, abbiamo capito che in un certo qual modo le persone vogliono l'agriturismo come un qualcosa di esperienziale, anche andare a cogliere le olive. Sì, poi guarda, leggevo in questi giorni che le persone hanno sempre più necessità di disintossicarsi, no? E già questa la dice lunga. Infatti lo chiamano il turismo di detox, cioè sia dalla tecnologia ma anche dal cibo spazzatura, dal caos, dallo stress. E se ci pensi, qual è il posto migliore che ti viene in mente se ti vuoi disintossicare, immergiti nella natura lontano da tutto? A me verrebbe in mente subito l'agriturismo. E quindi credo che nei prossimi anni... Ci è andato? Io lo sai che sono andato una volta sola, infatti ora bisogna che ci vada più spesso. Ma sì, perché noi viviamo in una città in cui troviamo la campagna da tutte le parti, quindi andare in un agriturismo per noi a volte non viene. Sì, poi tra l'altro il comune d'Arezzo si pensa che abbia pochi agriturismi, invece in realtà non è vero, perché proprio nell'immediata periferia della città ce ne sono tanti. Questa qua è qui che dice no. No, nel senso è ovvio che in confronto alle altre vallate ovviamente un pochino di meno, perché la città comunque è molto più grande, però ce ne sono tanti anche di alto livello. Quindi io credo sempre, lo dico, bisogna vendersi come un unico territorio, perché il turista tanto non guarda dove inizia Cortona o Castelfiorentino. Quindi sempre più dobbiamo fare squadra e presentarsi comunque all'offerta come un'offerta turistica unica che va dalle nostre bellezze culturali, artistiche, storiche, a tutta la parte naturalistica, come un unico pacchetto in cui vieni da noi e trovi un po' di tutto. Quindi... questa collaborazione anche con Coldiretti, con il comune, è importante, perché è un movimento veramente, Coldiretti è diventato un movimento, dico, di pensiero, di fatto e di tutto, no direttore? Perché possiamo dire questo, non c'è nulla da fare. Ma io ho avuto il piacere di vedervi crescere anche. Ti ringrazio di questo, ma io permettimi di fare una battuta velocissima sulla Fondazione Arezzo in Tour. Credo che questa intuizione che ha avuto l'assessore Comanducci e tutta la giunta comunale di Arezzo è straordinaria, e non lo dico perché è presente qui in questo momento, che lo ringrazio chiaramente, ma lo dico semplicemente perché finalmente riusciamo a mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti che parlano di turismo. E non è poco, E non è poco. E perché... guarda che Coldiretti anche a livello nazionale lo fa, Esatto, ma questo infatti noi siamo anche un po' di apripista, Marcello, vero, su queste cose, perché da Arezzo sono partiti vari input che poi sono stati fatti proprio a livelli regionali e oltre. In senso virtuoso. E questo per noi è una grande soddisfazione. Certo. Quindi credo che riuscire a mettere insieme tutti gli attori, tutti i protagonisti di quando si parla di turismo e su tutte le sue caratteristiche e particolarità, certo, tutte le sfaccettature, è stata la mossa strategica che si doveva fare. Perché poi dobbiamo fare il gioco di squadra, e il turismo oggi, quando si parla di turismo, si parla effettivamente di turismo esperienziale, e vogliono venire da noi per un corretto stile di vita. Non c'è nulla da fare che non ce l'hanno in quelle altre parti del mondo, e le cose buone che fanno. Andiamo in esterna da Roberto Francini, perché Roberto Francini, lui la sta vivendo questa esperienza. Marco Masala, torniamo con te, tu che sei responsabile degli agriturismi. È chiaro che, vogliamo ricordarlo, che queste sono aziende agricole, queste sono testimonianze di un passato agricolo, ma tuttora è così. Assolutamente sì, gli agriturismi sono inseriti all'interno di aziende agricole vere e proprie, che come caratteristica principale ancora sono famiglie di agricoltori, che poi per integrare il reddito, questo è lo spirito della legge, ma è anche quello che succede nella maggior parte, specialmente di agriturismi seri, è dove l'agricoltore integra il reddito facendo anche, dando ospitalità alle persone, come dicevo prima, se c'è la possibilità anche di far somministrare pasti e pietanze, ma l'importante è che ci sia un'azienda agricola alle spalle, reale, dove la si possa vedere come funziona l'agricoltura. È un reddito integrativo. È un reddito integrativo. Non è, assolutamente no, deve essere un reddito integrativo, ed è anche, sono anche limitate le attività che possono essere fatte in agriturismo rispetto a quelle che vengono normalmente fatte nelle aziende ricettive tradizionali, certo, quelle commerciali, eccetera. Insomma. Quindi diciamo che il core business, come si usa dire nel marketing, è l'agricoltura e i prodotti dell'agricoltura. Qua vedo medaglie, come
Come... Che significa? Nel vecchio frantoio del nonno Michele, il nonno di mio marito, è il frantoio finito nel 1947, subito dopo la guerra. E adesso ovviamente non si usa più, però per noi è una bella memoria, perché la nostra azienda è sempre stata, diciamo, famosa per la produzione di olio di oliva. Quest'anno abbiamo due tipi di olio, questo viene dagli oliveti, quelli antichi tradizionali, il secondo dagli oliveti nuovi che abbiamo piantato qualche anno fa. Questo ha avuto l'anno scorso due medaglie di argento al Los Angeles Olive Oil Competition, mentre abbiamo proprio la settimana passata ci è arrivata la medaglia d'oro per il Magrille, è stato il primo nella sua categoria e quindi per noi veramente è importante, perché è una competizione, ci sono oli di tutto il mondo, e molti anche italiani, per cui è un grosso successo. Qual è il miglior olio del mondo quest'anno? Diciamo che per ognuno il miglior olio è il suo, specialmente qua in Toscana, però le nostre zone sono molto vocate per una produzione di buon olio, dipende poi da come si raccoglie, da come si frange, insomma sono tante le variabili. È tutta una storia che abbiamo più volte raccontato, però insomma c'è anche una filosofia dietro importante. Sì, sì, oggi come oggi si deve mantenere non l'olio negli orci, come abbiamo... Qui sono orci del datati 600. Datati dal 600, abbiamo visto degli orci qua dietro datati 1600. 1606, però abbiamo moderni contenitori con la saturazione ad argon che consentono di avere un prodotto sempre fresco anche fino alla fine della stagione. Andremo ad assaggiare l'olio e anche qualcos'altro nel prossimo collegamento, che sarà l'ultimo, faremo un brindisi con i saluti finali. A fra poco, Susi. Grazie Roberto, e noi rispondiamo con l'agriturismo, la Lodola, ma anche azienda agricola. Certo. Non dimentichiamolo. No, non dimentichiamolo. E qual è lo slogan, visto che siamo nella parte finale? La Lodola semina, cresce, raccoglie e trasforma, 100% biologico. Cioè, capite? Praticamente hai toccato tutta la filiera, non ci hai messo da mangiare, ma ci siamo. No, ci siamo, ci siamo. Ma infatti, come si diceva prima, l'esperienza che un nostro ospite può vivere a 360 gradi all'interno dell'azienda, cucinando, andando proprio nel campo. Cioè, la scuola di cucina, che cosa fate? Ma questo dipende da quello che le persone vogliono. Gliela personalizzate anche? Sì, sì. E qual è quello che vi chiedono di più? Ma creare un menù dall'antipasto al dolce toscano, in questo caso. Quindi si riportano a casa, sì. Poi quando lo rifaranno, perché sì. Questo è il tuo esperienziale. Sì, ma spesso volentieri ci sono anche dei gruppi dove magari i mariti cucinano per le donne, ovvero le donne stanno a casa e poi vengono chiamate quando il corso è finito e si fa tutta a cena insieme. E io scommetto che ripartono anche con dei prodotti. Certo, ma questo è lo scopo. Questo è lo scopo di tutto questo lavoro. Vendere purtroppo. Siete il toscano la salunga, Vero? Abbastanza. Quindi anche tutti questi prodotti, le farine, i sughi e tutto questi li ritroviamo poi nel ristorante. È anche appunto la mia idea è quella appunto di utilizzare i prodotti. Se un prodotto piace, come il grissino, come la pasta, si come fa. Il sugo, lo trovate in uno scaffale. Ed è effettivamente facile poi da fare, perché quando c'è un maestro anche come te che... Sì. Senti, dammi un qualcosa di che effettivamente ci tieni a comunicare a chi ti sta sentendo in questo momento, perché tu hai parlato di fatica. Sì, ma io voglio ricordare che chi viene in un agriturismo sta vivendo, fa parte di un sogno, perché quello che non si è creato è per molti di noi, penso, spero che sia un sogno che si realizza, cioè creare un'azienda, creare un'accoglienza, creare un agriturismo, il sogno della Toscana, del vivere bene, del mangiare sano. Quindi chi viene è all'interno di un sogno. È questo che diceva prima il direttore, no? Sì, assolutamente, sono voi d'accordo. Fate vivere veramente attraverso il racconto, sì, ed è quello che è importante. Ci tengo a dire anche che appunto da Arezzo, da provincia di Arezzo, ci sono persone che vengono, rimangono a mangiare, rimangono a dormire a Retini. Sì, cioè, si è vincenti per quello anche. Ma perché è importante. Perché è molto molto importante. Scappare via bastano anche appunto 30 chilometri, però ti senti immerso di nulla. Complimenti per quello che fate. Elisa Polverini, che è responsabile appunto dell'ufficio per quanto riguarda l'agriturismo di Coldiretti Arezzo. Allora, abbiamo parlato di questo ufficio che riceve tante... Quante chiamate ricevete durante la giornata? Tantissime, tra chiamate, email, richieste di appuntamenti. È un ufficio sempre attivo, un ufficio sempre in movimento.
momento, anche perché la richiesta non soltanto dal mondo già dell'agricoltura, quindi da quell'imprenditore che possiede già un'azienda agricola, però da quelli che io definisco gli outsider, cioè interessati, giovani, meno giovani, che vogliono anche recuperare diciamo degli immobili che hanno e valorizzare anche il paesaggio e il territorio in cui si trovano. Assolutamente sì, assolutamente sì. E sono tantissime. E la cosa più emozionante è che ogni agriturismo ha una sua peculiarità e nonostante, come sappiamo, i servizi che un agriturismo può offrire sono gli stessi. Perché noi di Teletrulia abbiamo appunto detto oggi Bengodi, quindi ci sarà col diretti, mandate delle domande per l'ufficio. E guarda, questo lo stavi, ti ho interrotto perché buongiorno, sto per aprire un agriturismo, quali servizi posso erogare? Beh, allora tanti, la legge è chiara, ma sono tanti. L'agriturismo può erogare il servizio di pernottamento sia in camere che in unità abitative, servizi di somministrazione pasti nelle varie declinazioni, solo pranzi o cene, colazioni per gli ospiti che soggiornano, ma non dimentichiamoci per gli esterni. Cioè dal 2009 la grande novità della legge toscana è che l'agriturismo può somministrare pasti anche agli esterni, quindi i cittadini aretini non solo possono venire, anzi devono assolutamente venire, è dal 2009, quindi ecco, devono venire nei nostri agriturismi per poter assaggiare i prodotti del territorio. E poi si mangia cibo vero. E poi si mangia cibo vero, garantito e soprattutto raccontato. Poi abbiamo anche i mercati di campagna, amica, perché qui dovremmo stare un anno a parlare. Ci tengo a precisare che oltre a queste attività l'agriturismo può esercitare anche attività di fattoria didattica, di agricoltura sociale. Questo è importante perché questa rappresenta... L'agricoltura sociale, allora vado da lei, guarda. Esatto, l'innovazione dell'azienda agricola. Ma come ci capiamo al volo noi? Dopo diamo la linea a Roberto Francini, però... Visto e considerato che ha parlato appunto di fattoria dall'agricoltura sociale, fattoria didattica, però tu hai scelto questa peculiarità e qui siamo con Camilla dell'azienda agricola La Corbetina che si trova nel Valdarno. A Montevarchi, sì. Questa donna che col marito hanno detto proviamoci. Proviamoci, sì, l'idea è stata questa, era un sogno, ci abbiamo provato e continuiamo con questo sogno perché siamo ancora all'inizio. Quando ti alzi la mattina? Ci alziamo verso le 6 e credo che siamo abbastanza fortunati e la sera si crolla alle 9, però comunque ci dà soddisfazione, è quello che si parlava prima, il sogno, e quindi quando se ne parla con la luce negli occhi e si cerca soprattutto di far capire alle persone che è proprio... È il nostro sogno e faremo di tutto. Insomma, quindi l'azienda appunto per quanto riguarda l'agricoltura sociale è quella di ospitare persone? Siamo partiti con l'ospitare persone, anziani, marginalità sociali, quindi dagli anziani ai disabili, come potrebbero essere anche altre realtà. Siamo entrati a far parte un po' della rete sociale. Perché conosciamo la fattoria didattica che ospita bambini, le scuole, eccetera. Sì, o anche gli adulti, invece qui ci si rivolge proprio a un pubblico, a un target diciamo più fragile, che ha bisogno proprio di questa esperienza. Non solo per piacere, ma anche per la propria personalità, per lo sviluppo. Samuele. Samuele, mi immagino, quante discussioni, perché quello non è stato fatto, Sì, però sì, la passione vi accomuna. Sì. Andiamo da Roberto Francini per l'ultimo collegamento. Roberto, spero che giustamente tu abbia anche tu goduto di quell'ambiente e anche della cucina, immagino. Allora, siamo qui davanti a questa tavola imbandita, ma in preparazione. Vieni, Ilaria. Buonasera. Che stai preparando? Stiamo preparando l'ultimo piatto preso adesso dal frigorifero, che è un tuorlo d'uovo impanato e fritto messo sopra un crostone di cavolo nero. Non ci credo, fammi vedere. No, perché qui si esagera, Lidia, qui si esagera. Queste sono... È alta cucina, ragazzi. Cosa stai facendo? Quindi questo è un tuorlo d'uovo? Un tuorlo d'uovo impanato e fritto per una decina di secondi, non più, perché è solo tuorlo, e poi dopo lo serviamo sopra il crostone di cavolo nero, visto che siamo alla fine, speriamo, dell'inverno, quindi le ultime foglie di cavolo nero. Poi se siamo bravi, quando lo rompiamo esce tutto il tuorlo. Adesso chi ti ha insegnato questa ricetta? È una ricetta famosa. Allora, questa è una ricetta famosissima perché lo chiamano l'uovo di cracco. In realtà io ho cominciato a farlo perché ho il babbo, visto che oggi era San Giuseppe, la festa del papà, o da noi detto del babbo, lui e mia sorella sono amanti delle uova e quindi ho cominciato a inventare un po' anch'io questi piatti a base d'uovo. Senti Lidia, c'è una collaborazione tra i vari agriturismi che mi sembra che stia funzionando piuttosto bene. L'importante è trovare le sinergie, ad esempio
l'agriturismo di Ilaria, un agriturismo che organizza dei corsi di preparazione di formaggio, e io penso da questa stagione inizierò a mandare i miei ospiti da lei, perché è un'attività che noi non facciamo, e quindi è bello questo interscambio, come ci sono agriturismi che non hanno vino e mandano da me i clienti in degustazione. Quindi è molto bello sia l'uso dei prodotti di Campagna Amica in agriturismo, quindi creare una rete, ma anche creare una rete sui servizi. Bene, siamo quasi pronti. Questo è l'uovo fritto, tuorlo d'uovo fritto. Tuorlo d'uovo fritto su crostone di cavolo nero, olio extravergine della Lidia. Così non ci facciamo mancare nulla, vediamo se siamo stati bravi. Sì, ma qualcos'altro che hai preparato? Abbiamo preparato. Vabbè, io, come ha detto la Lidia, faccio corti sul pecorino, quindi faccio pecorino perché ho le pecore, quindi quello faccio. Un coccio di pecorino, pepe nero e miele. Poi ho preparato, siccome sempre siamo alla fine dell'inverno, i tagliolini all'uovo su una minestra di fagioli e patate. Quelli sono dei nudi di ricotta fatti con l'ortica su una salsa di pomodoro. La mia ricotta con i fichi caramellati. E ovviamente, essendo sempre oggi San Giuseppe, le frittelle di San Giuseppe. Bene, allora vogliamo brindare e degustare a tutti i babbi o i papà, se preferite, che sono all'ascolto, anche quelli presenti, anche a Claudio Caloni che è dalla parte tecnica, che ha anche oggi condotto le sue riprese. Lidia, grazie per averci ospitato. Qua la tavola e l'ambiente l'abbiamo visto. Dobbiamo vedere l'uovo eccellente. Funziona. Sì. Funziona, deve essere così? Buono? Perfetto. Sì. Bene. Allora, lo dedichiamo questa degustazione a tutti gli ospiti che sono in studio. Grazie, ciao Susi, ciao Lidia. Ciao grazie Ilaria. Mille. Ciao Marco. C'è anche Marco Masala che fra poco sarà con noi. Allora, bentornati in studio a Bengodi, siamo qui con Col Diretti, che appunto ci ha fatto fare questo viaggio negli agriturismi multifunzionali, e andiamo ad incontrare anche per l'ultima volta, perché vi ho fatto veramente fare un bel giro nei vostri agriturismi, sì, no? Sì, e andiamo direttamente in Val Tiberina, esattamente nell'azienda Le Ceregne. Le Ceregne, con me Ojada. Abbiamo parlato dello sport, del tiro con l'arco. Che sì, una delle tante attività che facciamo, perché noi siamo particolari per questo, perché i nostri ospiti offriamo. Ma questa targa che abbiamo messo qua? Questo è l'Oscar Green vinto nel 2013 per la nostra innovazione anche tecnologica del marketing, per come ci perché muoviamo. Perché tu, ecco, sei abbastanza ferrata, no? Io hai voluto puntare su prevalentemente quello. Di marketing, perché è l'unico modo per riuscire a prevalere. Quindi anche il brand, come diceva l'assessore Comanducci, il brand Toscana, Tuscany. Beh, certo, già quello, abbiamo la grande fortuna di essere in Toscana e già arrivano da soli. Capito? Perché così. E il turismo esperienziale è il nuovo futuro, nel senso che si parla di marketing a 2-3 anni, non di più. Sei ed è tu all'interno, che... tua sorella? No, siamo io e mia mamma, poi c'è un'altra, sono una socia e tutta la famiglia. E tutta la famiglia. E voi praticamente riuscite veramente ad andare avanti, passione? Sì, 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 ma anche perché ci piace. Diciamo così, ci piace. Ti diverti, di la verità. Ci piace, siamo a casa nostra. Cioè, e quando un lavoro diventa un divertimento? Anche perché, ripeto, quinta generazione, cioè come si fa ad andare via? Dice, ormai c'è, la bicicletta c'è, dobbiamo pedalare. Allora, i progetti futuri, lo ripresento per l'ultima volta, perché è venuto da Roma, ci ha fatto un grandissimo favore. Allora, parliamo giustamente con il dottor Umberto Selmi, referente per la tematica di turismo multifunzionalità nell'ambito della rete rurale nazionale. Quindi abbiamo capito un po' come avete lavorato per fare i censimenti, eccetera, eccetera. I progetti futuri, vedendo tutto questo movimento, che non c'era bisogno che venisse ad Arezzo per capirlo, insomma, ecco, però... Allora, progetti futuri. Innanzitutto, diciamo, siamo ben oltre, diciamo, la metà della programmazione 2014-20, nell'ambito della quale stiamo usando fondi europei, quindi diciamo si va a concludere la parte di programmazione sicuramente portando un contributo su quella che può essere la progettualità sulla PAC post 2020 e cioè? Quindi su quella che è la fotografia che l'Europa fa di cos'è l'agriturismo e quindi di cosa è finanziabile attraverso i PSR nell'ambito delle attività. Ma che le nazioni ce l'hanno gli agriturismi?
Quelle altre nazioni hanno gli agriturismi. In realtà, diciamo, è un fenomeno tipicamente italiano, ma lo sviluppo rurale e il turismo rurale è presente anche in altri paesi. E ecco, la peculiarità dell'agriturismo italiano forse a livello europeo non è fotografata completamente dal punto di vista della finanziabilità. Quindi questo è un primo obiettivo. Naturalmente continuare con le azioni intraprese di comunicazione e promozione. L'anno scorso abbiamo realizzato una campagna sui periodici di bordo Alitalia, Trenitalia ed Italo, proprio per contribuire alla conoscenza del marchio e di questo comparto. Ogni anno siamo arrivati quest'anno alla seconda edizione del rapporto su agriturismo e multifunzionalità. Questo lo possiamo scaricare da internet, se non erro. Tutti i materiali sono scaricabili gratuitamente dal sito agriturismoitalia.gov.it, che è il sito realizzato dal Ministero. Non è un sito che fa booking, quindi non è un sito che... Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Attraverso il quale sono pubblicate, diciamo, gran parte, quasi tutte le aziende agrituristiche, con la collaborazione delle regioni che sono le attuatrici di questo elenco, che diciamo, abbiamo chiamato repertorio. Stiamo lavorando già alla terza edizione, quindi rapporto 2019, certo, nel quale, dopo aver fatto due edizioni molto cariche di dati, eccetera, ci focalizzeremo proprio su aspetti anche, insomma, qualitativi. Ed era importante mettere in evidenza questo, perché effettivamente ci fa capire quanto per noi il turismo sia veramente, veramente importante, e anche le strutture di recezione, mi verrebbe da dire, no, direttore? Assolutamente sì, è ormai, ripeto, è un comparto importantissimo del sistema agricolo agroalimentare, e credo che oggi più che mai è cresciuto tantissimo, è all'avanguardia, e io credo che il messaggio col quale ci possiamo anche salutare in qualche modo è quello di dire: viviamo questo sogno. Ce lo ricordava prima la nostra azienda, che è un sogno per loro, ma è un sogno anche per gli ospiti che vengono presso le strutture agrituristiche, e credo che viviamo questa bellissima realtà in questo fantastico e favoloso sogno che ogni giorno ci permette di vivere il nostro territorio, e che vogliamo trasmettere a tutti gli ospiti che vengono a trovarci, che se lo devono riportare a casa e curarlo molto molto bene e con la massima attenzione. Anche perché ci sono persone che all'interno, ribadisco, come ha detto lei, lavorano intensamente, si alzano presto, cercano di offrirci quel cibo vero, stop al cibo anonimo, e quello non è quella la prossima battaglia, perché vi siete battuti tanto anche per questa. Ma credo che anche su questa iniziamo a avere qualche già primo riscontro importante. Siamo intorno alle 300.000 firme, l'obiettivo è del 1 milione di firme da raggiungere entro fine anno. Credo che tutti ci stanno dando veramente un supporto, a iniziare dai consumatori, dai cittadini, ma le stesse aziende agrituristiche con i loro ospiti. Diciamo che è un sistema che lo stiamo muovendo ovunque, e credo che questo possa finalmente sancire una volta per tutte che deve essere obbligatorio e chiaro indicare in etichetta la materia prima. È tutto fatto per noi, è questo. Noi abbiamo cercato in questo appuntamento di Bengodi proprio di far capire che tutto questo viene poi a chi? A noi consumatori, che dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo avere un'accoglienza, sì, bella è, però con un marchio di qualità. Allora, abbiamo concluso qui un'altra puntata di Bengodi. Io ringrazio Coldiretti, che oggi ci ha fatto vivere questo sogno attraverso il fuori, attraverso il nostro collegamento in esterna, e ringrazio appunto Claudio Caloni e Roberto Francini e tutti i miei ospiti che ci hanno fatto vivere questo sogno. E io ringrazio Natale Teccia alla regia e tutti i tecnici che hanno fatto sì che noi andassimo in onda anche oggi con Bengodi.